Tra poco più di 10 anni le auto inquinanti non potranno più essere vendute dalle case automobilistiche. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2. Il Parlamento europeo ha detto sì al divieto di circolazione dei veicoli con motorizzazioni standard a combustione interna dal 2035, dunque stop alla vendita di auto a benzina, diesel e GPL. L'ok dell'emiciclo è arrivato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti. La partita però terminerà ufficialmente il 28 giugno, quando si riuniranno i ministri dell'ambiente degli Stati membri. Senza il via libera da parte del Consiglio dell'Unione Europea, la misura, che ha già messo in allarme l'industria dell'auto, non può diventare definitiva. La possibilità dell'approvazione della decisione del Parlamento europeo ha suscitato dubbi e domande da parte dei cittadini. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Pochi giorni fa il Parlamento europeo ha deciso che dal 2035 saranno autorizzate alla vendita solo auto a emissione zero. Che cosa ne pensa? Penso che dovrebbero spiegarmi come pensano di produrre l'energia elettrica sufficiente in maniera ecologica per fare andare tutte le macchine elettriche. Quindi è titubante riguardo a questa scelta? Abbastanza, perché ci si butta sul nucleare. Perché con eolico o solare credo che non ce la facciamo a fare andare tutte le auto del mondo elettriche. Dovrebbero spiegarmelo bene, insomma. No, non sono contrario. Rimane da spiegarmi bene come pensano di produrre a sufficienza energia elettrica. Nei prossimi 10 anni potrebbero esserci comunque degli sviluppi da questo punto. Nei 10 anni? Pensi che per costruire una centrale elettrica ci vogliono 10 anni? No, non sono d'accordo. Un mix magari sì, sia auto elettriche che auto benzina e gasolio, però solo elettrico no, per quanto mi riguarda. Quali crede che siano i problemi principali di questa decisione? Al momento le varie ricariche, le varie forniture di batterie e i costi troppo elevati per il momento storico. Se riuscissero ad abbassare i costi delle auto e dei ricambi, probabilmente sì. E oltre al costo abbiamo visto che ci sono anche altri problemi per quanto riguarda magari lo smaltimento delle batterie o dei rifiuti in generale. Come pensa che si possa risolvere? Non ne ho la più pallida idea in questo momento, sinceramente. Aspetterei qualcuno che ci dasse questa risposta. Perché non hanno autonomia, ti garantiscono, se un giorno vuoi fare un viaggio a Bari, dove vai? Quindi per me, sai, non è il futuro. L'ibrida sì, l'elettrica no, totale. Il problema è solamente questo, il fatto dell'autonomia? Autonomia sì, è un problema grosso, non è un problema piccolo. Se tu rimani a piedi oppure trovi le file alle colonnine, che poi la spesa, non so, alla fine, siamo sempre là. Dopo se troveranno soluzioni di dare autonomia a 1000 chilometri, allora forse sì, ma se no no, io non lo farei mai. È pro o contro la decisione del Parlamento europeo? Allora, sinceramente sono contro perché sì, è una cosa moderna, però deve essere comunque alla portata di tutti. Non penso che siamo nel periodo comunque dove le persone possono permettersi tutti una macchina comunque elettrica. Cioè, sì, è una cosa bella, però devono essere alla portata di tutti. Sicuramente è un passo in avanti, nel senso dal punto di vista, dal punto di vista ambientale, nel senso del preservare l'ambiente. Uno dei problemi che si possono porre è appunto quello delle infrastrutture, cioè di aumentare la presenza di colonnine nelle varie città, e principalmente questo. Poi sicuramente con il passare degli anni, dal punto di vista tecnologico, anche ad esempio dell'autonomia di queste auto, sicuramente si andranno a pareggiare quelle delle auto a diesel o a benzina. E come pensi di procedere? Penso che forse comincerò a dare un'occhiata, magari vediamo come si stanno muovendo e come si stanno muovendo. E questo vediamo in divenire, appunto, essendo una cosa nuova, dando questa nuova spinta, è ancora un po' tutto nuovo, quindi bisogna controllare bene.